Uno, due, tre, si sente? Sente bene? Perché non si sa mai, eh? Dunque, l'etica del viandante. L'etica del viandante è un'etica alternativa a quella che noi abbiamo. Perché siccome noi viviamo nell'età della tecnica, ditemi un po' come fa l'etica a dire alla tecnica che può di non fare ciò che può. L'etica qui diventa patetica. E allora bisogna inventarne un'altra. Un'altra che tiene conto di altri fattori che non siano quelli intorno alle quali si è organizzata l'etica tradizionale dell'Occidente. Prima però bisogna capire che cosa vuol dire vivere nell'età della tecnica. Perché sono assolutamente convinto che loro pensano ancora che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo. Basta questi concetti così arretrati. Guardate che leggere, ascoltare, significa far muovere le idee. E io ho l'impressione che ogni volta che si fa una conferenza la gente capisce solo quello che sa già, quello che si accorda con le idee che ha e che magari chiama addirittura principi quando invece sono solo abitudini mentali. Ecco, un'abitudine mentale è quella di pensare che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo. No, non è più così. E a dirlo è stato niente po' di meno che Hegel 2 secoli fa, nel 1816, dove dice che un fenomeno, quando aumenta quantitativamente, sto parlando di quantità, determina una variazione qualitativa radicale del paesaggio. Per esempio, se qui viene un terremoto di 2 gradi dalla scala Mercalli, nessuno se ne accorge. Se viene un terremoto di 9 gradi dalla scala Mercalli, il paesaggio è completamente sconvolto. È un altro paesaggio, un paesaggio di macerie. E allora questo ci consente di dire che la tecnica non è un mezzo nelle mani dell'uomo, ma per effetto del suo aumento quantitativo è diventato un mondo. E il concetto di mondo è radicalmente diverso dal concetto di uomo, di mezzo. Non è un mezzo, è un mondo. Il primo a sfruttare questo argomento è stato Marx, il quale ha detto: tutti considerano il denaro come un mezzo per raggiungere certi scopi, che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Però, dice Marx, sfruttando questo argomento di Hegel, se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per realizzare qualsiasi bisogno, per soddisfare qualsiasi bene, allora il denaro non è più un mezzo, ma diventa il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e produrre i beni. E in che misura produrre i beni. Qui abbiamo quella che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini, quando quello che era un mezzo per il suo aumento quantitativo diventa il fine. E oggi noi produciamo bene, soddisfiamo bisogni, avendo come fine la produzione di denaro. Se questo argomento lo applichiamo alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo scopo che tutti vogliono raggiungere, perché senza tecnica gli scopi restano sogni. Questo comporta dei travolgimenti radicali, innanzitutto un travolgimento della politica. Platone, che ha inventato la politica, cioè la gestione della polis, della comunità, della città, aveva definito la politica basilica techne, tecnica regia, perché diceva che mentre le altre tecniche sanno come si fanno le cose, la politica decide se e perché si devono fare. Oggi la politica non è più il luogo della decisione, perché per decidere guarda l'economia e l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche, per decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. A quel punto il potere decisionale passa alla tecnica, ma la tecnica non ha scopi, non apre scenari di salvezza,
non dischiude orizzonti di senso. La tecnica funziona. E il suo funzionamento è diventato universale, al punto che Heidegger nel 1966, intervistato dal direttore di Der Spiegel, dice: tutto funziona. Questo è l'inquietante, che tutto funziona. E il funzionare produce un ulteriore funzionare. Non so se lei, dice Heidegger, l'intervistatore, il direttore di Der Spiegel, non so se lei è stato impressionato dal fatto che l'uomo sia arrivato sulla Luna. E io, dice Heidegger, sono stato molto impressionato. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla Terra. L'uomo oggi è già sradicato dalla tecnica, dalla Terra, perché il mondo che abita è il mondo della tecnica. Lo diceva nel 1966. Prima, ancora non c'era ancora l'informatica, la quale attraverso i suoi algoritmi dice non chi sei tu, ma a cosa servi tu. Anche l'uomo è ridotto a mezzo. E i valori della tecnica sono efficienza, produttività, velocizzazione del tempo, la quale velocizzazione ha già superato la nostra capacità psichica di essere all'altezza del tempo velocizzato dalla tecnica. La tecnica rischia di sopprimere la democrazia, perché pone sul tavolo dei problemi che oltrepassano la competenza media di ciascuno di noi. Se ci chiedono di... se un referendum ci chiede se vogliamo aprire o no le centrali nucleari, oppure se vogliamo introdurre gli organismi geneticamente modificati, noi per decidere dovremmo essere dei fisici nucleari e nel secondo caso dei genetisti o dei biologi. E siccome non lo siamo, come facciamo a decidere? Decidiamo su basi sostanzialmente irrazionali. Se ho una fede, ascolto quello che dice il capo della mia fede. Se sono di un partito, ascolto cosa dice il mio partito. Se non sono né una né l'altra cosa, ascolto quel personaggio lì, politico, che mi piace. E qui nasce il populismo. La capacità di dare una soluzione semplice a situazioni complesse rispetto alle quali siamo tutti incompetenti. Il populismo vive dell'incompetenza di tutti. E grazie all'incompetenza può fornire delle ricette semplici in modo tale che noi, pur di vederci semplificata la vita, accediamo senza atteggiamento critico. La democrazia. Poi... L'etica che abbiamo formulato in Occidente non tiene nell'età della tecnica. Noi in Occidente abbiamo sostanzialmente formulato tre etiche. La prima è l'etica cristiana, che è fondata sull'intenzione, di derivazione religiosa questa cultura, che ha condizionato anche la cultura giuridica. Per fare peccato mortale, dice il catechismo, deve avere piena avvertenza e deliberato consenso. Devi sapere quello che fai e devi volerlo fare. L'ordine giuridico dice la stessa identica cosa: capacità di intendere e di volere. L'etica cristiana dell'intenzione ha organizzato tutto l'ordine giuridico europeo. Però nell'età della tecnica l'intenzione non ha nessuna rilevanza. Che intenzione aveva Oppenheimer e Fermi quando hanno inventato la bomba atomica non interessa a nessuno. Interessa molto di più sapere gli effetti della bomba atomica. E allora l'etica dell'intenzione nell'età della tecnica non risolve alcun problema. Un'altra grande etica è stata quella formulata da Kant. Kant diceva: tutte le etiche scendono dalle religioni. Ma siccome le religioni sono tutte diverse, bisogna fondare un'etica fondata solo sulla pura ragione. Presumeva che gli uomini fossero forniti di ragione. Del resto, lui era un illuminista, esortava gli uomini a ragionare. Sapere aude, dice, abbi il coraggio di fidarti del tuo intelletto e non delle cose che ti dicono. E però formula questa etica con una frase bellissima,
che recita: l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Bella come espressione, ma qui Kant non si accorge di ripetere nient'altro che quello da secoli aveva insegnato la tradizione giudaico-cristiana, che l'uomo è mago dei, al vertice del creato, incaricato da Dio a dominare sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. Un'etica antropocentrica, che magari all'epoca di Kant andava bene, perché alla fine del Settecento la Terra era abitata solo da 800 milioni di abitanti. Oggi siamo 8 miliardi e forse quest'etica non funziona più. Poi abbiamo invece Max Weber, il più grande sociologo del Novecento, che giustamente introduce l'etica della responsabilità e dice che non bisogna guardare le intenzioni con cui gli uomini compiono le loro azioni, perché è molto difficile entrare nell'intenzionalità, nella segretezza dell'animo umano. Bisogna considerare gli effetti delle nostre azioni e diventare responsabili degli effetti delle nostre azioni. Però Weber è molto intelligente, apre una parentesi, che dice: finché gli effetti sono prevedibili, finché gli effetti sono prevedibili. Chiusa la parentesi. Adesso io non so cosa pensate voi della tecnoscienza, ma la tecnoscienza non sa che cosa cerca, non ha fini da realizzare. Non dovete pensare, come diceva giustamente Veronesi, perché capiva che ciascuno di noi ragiona su base finalistica, quando diceva: c'è da risolvere il problema del cancro, datemi i soldi. No, nei laboratori scientifici non funziona così. Funziona: tu studi questo neurotrasmettitore per una decina d'anni, tu per altrettanti anni studi questa molecola, tu studi questa cellula. Dopo i 10 anni di, non sono tre, sono 30.000, sono 300.000 che studiano queste cose, dopo si può arrivare ad una conclusione positiva, si può invece arrivare a nessuna conclusione. La scienza procede per prove ed errori, e quelli che noi pensiamo che siano i fini della tecnica sono semplicemente risultati casuali delle sue procedure, che è un'altra cosa. E allora a questo punto anche la tecnica, anche l'etica della responsabilità non funziona. Non funziona. Per giunta la categoria della responsabilità è stata eliminata da quella che Gunther Anderson, allievo di Heidegger, considera la matrice teorica dell'età della tecnica. Il nazismo è stata la matrice teorica dell'età della tecnica, perché ha tolto agli uomini la responsabilità delle loro azioni. Non vi sto a fare troppi ragionamenti, vi porto un esempio così si capisce subito. C'era una giornalista ungherese naturalizzata inglese che ha fatto un'intervista al direttore del campo di concentramento di Treblinka e per 170 volte gli ha chiesto cosa provava a fare quello che faceva. Se volete leggerlo, queste interviste sono pubblicate da Adelphi in un bel libro intitolato In quelle tenebre. E Franz Stangler non risponde mai a questa domanda. Alla fine agita serena e viene una illuminazione. Vuoi vedere che Franz Stangler non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda. E infatti a un certo punto Franz Stangler dice: ma perché continua a chiedere cosa provavo? Io non ero incaricato di provare qualcosa, io ero incaricato di far funzionare il sistema. Il sistema prevedeva la soppressione di 5.000 persone entro le 11 del mattino, 3.000 entro le 5 del pomeriggio. Il giorno dopo deve essere tutto pronto e preparato per l'ulteriore procedimento di questo sistema che aveva ideato Wirt. Io, che garantivo tutto questo, ero un ottimo funzionario. Non importa quello che provi, importa come fai le azioni descritte e prescritte dall'apparato. L'età della tecnica è questa. Se un direttore di banca incarica i suoi funzionari e dice loro: abbiamo la banca piena di derivati,
che sono molto pericolosi a tenerli nella nostra banca, vendeteli a tutti quelli che vogliono investire e non se ne intendono troppo di economia, il funzionario può provare qualcosa e poi deve compiere le azioni descritte e prescritte dall'apparato, altrimenti perde il posto, può anche farlo, ma poi l'età della tecnica funziona così, dove non è importante ciò che fai, questo lo decide l'apparato, è importante come lo fai. E allora se a Brescia, che nel bresciano, dove noi italiani facciamo le mine antiuomo più efficaci nel mondo, se l'operaio su 100 che ne fa 99 funzionano, è un bravo operaio. Se ne funzionano solo 50, non è un bravo operaio. Allora cos'è il bene e il male? Non è più in ciò che fai, ma come lo fai. E nel come devi realizzare i valori della tecnica che, ripeto, efficienza, produttività, velocizzazione del tempo e tutto il resto non conta. Questa è l'età della tecnica. La responsabilità sparisce. Non sei responsabile di ciò che fai, ma di come lo fai. Sparisce la responsabilità. Finisce la modernità. La modernità che prende quota nel 1600 con le scoperte scientifiche si conclude proprio col nazismo in maniera definitiva. Sì, certo, Copernico aveva detto: guardate che non è la Terra che gira, non è il Sole che gira intorno alla Terra, ma la Terra che gira intorno al Sole, cambiando la visione precedente del mondo. Cartesio aveva detto: non dobbiamo contemplare la natura come facevano i greci per riuscire a impossessarsi delle sue leggi, ma dobbiamo noi, scienziati, avanzare delle ipotesi, sottoporle all'esperimento e se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Leggi eterne? No, finché non ne troviamo di migliori. E allora l'uomo diventa signore e padrone della natura, maître et possesseur de la nature, realizzando quello che era stato il messaggio biblico, padrone del mondo. Questa cultura antropocentrica è stata un po' scardinata da Darwin, dove l'uomo non è più uomo imago dei, poi da Freud, che ha detto che la nostra coscienza è un derivato delle pulsioni inconsce. Poi il colpo definitivo l'ha data la fisica del Novecento con Ernst Mach, che ha stabilito che non c'è uno spazio assoluto, che la fisica di Newton chiamava addirittura sensorium dei, con Hilbert, che ha detto che la matematica come la conosciamo non serve per interpretare il mondo, ma bisogna andare a cercare i fondamenti della matematica, costruire una metamatematica. Con Planck, che studia la fisica atomica e manda in soffitta la fisica nucleare, con Einstein, che stabilisce l'equivalenza tra energia e materia, con Heisenberg, che dice che è impossibile stabilire la collocazione di una dimensione subatomica perché le condizioni per vederla modificano la posizione. La fisica distrugge la modernità. Cos'era la modernità? La modernità era il primato della ragione umana che sostituiva l'ordine divino della cultura cristiana medievale, la ragione umana che diventa il modello rispetto al quale si perviene alla verità delle cose. La formula era: chi pensa bene fa il bene. Il nazismo ha dimostrato che si può pensare in maniera eccellente anche il male. A questo punto si chiude la modernità e incomincia quella che noi chiamiamo età della tecnica. Età della tecnica caratterizzata dal fatto che oggi noi siamo in grado con la tecnica, abbiamo una capacità di fare enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Per cui ci muoviamo a mosca cieca. E l'imprevedibile, che era l'angoscia dei primitivi, dovuto a un difetto di conoscenza,
per noi è determinata da un eccesso della nostra capacità di fare. Abbiamo abbandonato l'etica greca, che era un'etica del limite, per cui i greci avevano incatenato Prometeo, noi l'abbiamo scatenato. E giustamente a questo punto Heidegger dice: inquietante non è il fatto che il mondo si traduca in un enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ancora più inquietante, ne siamo al terzo grado di inquietudine, è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto. Rechnen als denken. Denken als rechnen. Pensiero come calcolo. Calcoli economici, calcoli tecnici. Altra modalità di pensiero non ne abbiamo più. E allora come facciamo se pensiamo solo in termini di rechnen e denken, di pensiero calcolante, a uscire fuori dallo scenario tecnico? Come facciamo? Bene, prende quota da qui quella che vado chiamando l'etica del viandante. Il viandante non è un viaggiatore. Il viaggiatore ha in vista la meta. Il viaggiatore è uno che vuole solo arrivare. E la distanza che c'è tra il punto di partenza e il punto d'arrivo è caratterizzato da interluoghi che lui neanche considera, vede. Qualcuno l'ha definita recentemente professionisti dello spostamento. Perché il viandante vuole la meta, vuole la patria nativa, vuole la vita realizzata, vuole la stabilità raggiunta. Questa è la nostra psicologia, questo noi vogliamo. Noi al massimo siamo viaggiatori, non viandanti. Il viandante non ha scopi escatologici, non pensa ad una vita al di là della vita che gli occorre in questa esistenza. Non ha neanche scopi e mete da realizzare. Il viandante non è neanche un sentiero, perché il sentiero è costruito dai suoi passi, sono le sue orme che fanno il pensiero. E camminando il viandante fa esperienza e incontra un prossimo sempre meno specchio di me, sempre meno specchio di noi e sempre più altro. E quindi è costretto a fare i conti con la differenza. Come noi siamo stati obbligati a farlo con il territorio, la proprietà, il confine, la legge. Lui fa esperienza della differenza, il viandante, con la gente che incontra. Il viandante si persuade che i confini sono più nella testa degli uomini che nel disegno della terra e considera il fatto che tutti quanti noi siamo uomini di frontiera. I processi migratori a cui stiamo assistendo confondono i confini. Sono le storie sepolte dalla storia egemone, che è la storia dell'Occidente, le storie sepolte che incominciano a prendere voce. E la loro voce è che quella di confondere i confini e indicare una direzione della storia che sarà nella forma della deterritorializzazione. Nel senso che arriveremo al punto dove proprietà, territorio, confine, legge diventeranno dei rami secchi su un albero inaridito. Però non dobbiamo pensare che il viandante sia un personaggio che esprime una sorta di anarchica erranza. Lui camminando vede come è costituita la terra, in che condizioni si trova. Vede e ipotizza una sorta di etica planetaria. Cosa vuol dire etica planetaria? Innanzitutto bisogna smontare tutto uno scenario con cui le nostre menti ancora lo pensano, questo scenario come uno scenario immutabile, e il nostro linguaggio lo riproduce con le nostre parole, pensando che la Terra sia al centro dell'universo, e anche se sappiamo benissimo che non lo è, continuiamo a pensare che la Terra sia al centro dell'universo, quando invece è alla periferia di un sistema solare. Il viandante questo lo sa,
il quale appartiene ad una delle tantissime, dei milioni di galassie che si muovono in uno spazio smisurato. Viandante ha questa sensazione del limite e sa che solo in questa periferia è possibile la vita. La vita, grazie alla cooperazione di tutti gli esseri viventi, microrganismi, piante, animali, uomo, tutti quanti che appartengono alla catena dell'essere, non più l'uomo padrone della terra, non più, come diceva Cartesia, signore padrone della natura, no, appartiene alla natura al pari di tutti gli altri elementi. Il viandante sa che gli animali si nutrono dalla fotosintesi delle piante. Le piante si nutrono dell'anidride carbonica emessa dagli animali, le radici delle piante sono nutrite dall'azoto dei microrganismi, piante, animali e microrganismi sono quelli che tengono in ordine la biosfera, che è una pellicola sottilissima, infranta la quale la terra finisce. Non so se ne siamo consapevoli, ma la cultura cristiana dell'antropocentrismo, dell'uomo che può essere padrone della terra, che usa la tecnica allo scopo, a guisa di mezzo per raggiungere i suoi scopi, ci ha portato a quella dimensione che giustamente Edward Wilson, che voi forse ne ricorderete essere quell'autore che ha scritto quel bellissimo libro di sociobiologia negli anni 90, adesso ne ha scritto un ultimo in fine vita intitolato La creazione, in cui parla e dice che l'uomo è l'unica specie vivente che è diventata la forza geofisica più distruttiva di tutte le distruzioni che la natura può produrre da sé. Forza geofisica più distruttiva. Adesso noi ci troviamo di fronte al riscaldamento globale, all'effetto serra, ai buchi nell'ozono, dell'azoto. Ci troviamo di fronte ai rifiuti tossici immessi nell'acqua e nell'aria, all'inquinamento dei fiumi, dei laghi, dei mari, degli oceani. E per limitare questo scenario preoccupante, non basta. Quello che sentiamo dire, io continuo a dirvi smobilitate le idee, non credete a queste cose per assicurare la vostra anima, la vostra fiducia, la vostra speranza, altra parola da togliere dal vocabolario come aveva fatto giustamente Pasolini, toglietevela questa parola. E invece guardate le cose come sono, perché la speranza è un velo che vi consente di non vedere la tragicità della situazione. Non sto facendo un discorso ecologico, sto semplicemente dicendo che non basta porre una misura alla tecnica, primo perché non siamo in grado di farlo e poi perché il problema non è tanto quello di porre una misura a questo che sotto l'apparenza del progresso ci prepara la catastrofe. Dobbiamo cambiare paradigma e passare dalla cultura antropocentrica che ci ha caratterizzato dall'origine del mondo, no, dall'origine del mondo cristiano, perché i greci non avevano una cultura antropocentrica. I greci assumevano la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. E l'uomo non era incaricato di dominare la natura, era incaricato di seguirne le leggi. E la legge della natura prevede che l'uomo nasce, cresce, genera e muore. E i greci non parlavano dell'uomo pur avendo la parola nera, la parola antropos a disposizione, non ne parlano con questi termini, ne parlano con la parola xenetos, mortale. Nasce la cultura del limite, che il cristianesimo ha infranto, promettendo una vita ulteriore alla presente. Anzi, la vittoria del cristianesimo sulla grecità è dovuta al fatto che il cristianesimo ha detto agli uomini: non morirete mai. Mentre i greci chiamavano l'uomo xenetos, colui che è destinato a morire. Abbiamo perso questa cultura. E sì, viviamo in quella cristiana che ci dà la speranza. E anche se non credete in Dio, la speranza non vi abbandona, perché il cristianesimo ha fatto un'operazione magica. Mentre i greci avevano un tempo ciclico cadenzato sulla natura, inverno, primavera, estate, autunno, il cristianesimo ha fatto una storia caratterizzata da iscrivere il tempo in un disegno di salvezza,
dove il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Il futuro è sempre positivo. La scienza, che si è soliti contrapporre alla religione, pensa esattamente alla stessa maniera. Il passato è male, ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato. Anche Marx può essere considerato un cristiano. Il passato è negativo, ingiustizia sociale. Il presente fa esplodere le contraddizioni del capitalismo. Il futuro è giustizia sulla terra. Il futuro è sempre positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, pensa che le nevrosi, i traumi si formino nel passato, nel presente terapia, il futuro guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Tutto. E quindi smobilitare questo pensiero è difficilissimo. Nonostante Nietzsche ci abbia avvertito che Dio è morto, ma però continuiamo a pensare alle cose in questa maniera. E allora bisogna fare un cambiamento antropologico, passare dall'antropocentrismo al biocentrismo, mettere al centro non l'uomo, che senza la catena dell'essere non potrebbe a sua volta vivere, e mettere al centro il bios, la vita. Perché la vita sulla Terra preesisteva alla comparsa dell'uomo, preesisteva alla comparsa dell'uomo e può continuare anche senza l'uomo, anzi forse meglio. Valga per tutti l'esempio dell'epoca Covid, quando al Canal Grande di Venezia invece delle pantegane sono arrivati i delfini. Ci sono rimasti 6 mesi, il tempo che noi eravamo chiusi in casa, poi sono tornate le pantegane. Questo ce la racconta lunga, no? Sulla condizione in cui ci troviamo. Quindi la vita può continuare anche senza l'uomo. Oggi l'umanità si trova nella condizione caratterizzata dal fatto che deve difendersi non da un potenziale nemico, deve difendersi da se stessa. E se la specie umana è ciò che accomuna tribù, etnie, popolazioni, la difesa della specie può avvenire solamente con la difesa della terra, perché è la terra la nostra vera patria, non la terra natia, non la nazione. State attenti a queste confusioni. È la terra la nostra vera patria. Ma per realizzare un'etica planetaria è necessario anche un'etica cosmopolita. Cosa vuol dire etica cosmopolitica? Vuol dire che siamo tutti abitanti dello stesso mondo e quindi bisognerebbe realizzare quella parola ignorata, anche se enunciata dalla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese e l'Illuminismo cosa hanno detto? Liberté, égalité, fraternité. Liberté ha fondato la liberal democrazia, égalité ha fondato la socialdemocrazia, fraternité si è persa per strada. Così come si è perso per strada anche il messaggio cristiano dell'amore, perso per strada anche quello. In fondo la Rivoluzione Francese non ha fatto altro che proporre le tematiche del cristianesimo. Egalité, anche il cristianesimo aveva detto siamo tutti figli di Dio. Liberté, non ci sono più né liberi né schiavi. Al posto di fraternité ha detto amore. Se il cristianesimo avesse capito che la Rivoluzione Francese diceva le stesse cose e l'Illuminismo avesse capito che il cristianesimo le aveva già dette, avremmo evitato 2 secoli di guerre tra queste 2 dimensioni, tra laicismo e credenti, che sono una guerra di ignoranti, una guerra tra ignoranti. Bene, la fraternità è una cosa da realizzare. Cosa vuol dire fraternità? Cosa vuol dire fratellanza? Un primo tentativo di inaugurare la fratellanza è stata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. E però la Dichiarazione dei diritti dell'uomo non funziona. Non funziona perché soffre questa dichiarazione dell'universalismo occidentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo pronunciato diritti dell'uomo che riproducevano l'uomo occidentale. E poi i diritti dell'uomo non tengono conto dei diritti della natura. Kant aveva auspicato una pace perpetua
e aveva scritto un bellissimo saggio sulla pace perpetua, però mancava la condizione per realizzarla. E la condizione per realizzare la pace perpetua è una sola, la soppressione degli stati. Perché lo Stato è il regime della massima violenza, garantisce la pace al suo interno e ai suoi confini è subito guerra. Come fai a fare un'etica planetaria con la logica degli Stati? L'etica cosmopolita dice, proibisce di uccidere. L'etica dello Stato lo proibisce solo all'interno dei suoi confini. Fuori dai suoi confini si può, si fa la guerra. L'etica cosmopolita dice che i beni della Terra sono a disposizione di tutti gli umani. L'etica dello Stato dice prima gli italiani. L'etica cosmopolita si fa carico degli enti di natura, mentre come abbiamo visto tutte le etiche che finora sono nate in Occidente si sono limitate a regolare i conflitti all'interno del proprio Stato. E poi fuori di lì era subito belligeranza. Degli enti di natura non si è mai occupato. Ora nell'età della tecnica l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, la biosfera, sono tutti mezzi? In nome dell'uomo trattato come fine? L'uomo va trattato sempre come un fine, ricordate Kant, e mai come un mezzo, e tutti gli altri sono mezzi? Nell'etica della tecnica sono loro i fini, aria, acqua, biosfera, atmosfera, animali, piante, questi sono diventati altrettanti fini. Ma perché un'etica possa funzionare, così come una legge possa funzionare, è necessario che diventi psiche collettiva. Cosa significa? Che se io stupro una ragazza ricevo immediatamente la riprovazione da parte di tutti voi senza esitazione. Ma se inquino non ricevo la stessa condanna, qualche riserva. E allora finché questa dimensione non diventa psiche, non funziona né l'etica né la politica, che lo dovesse invece decretare per legge. Le leggi e le norme etiche funzionano se diventano psiche collettiva, ma per questo occorre educazione. Educare alla cura della terra. Ora, le ferite della terra, che prima abbiamo elencato, riguardano l'uomo come membro dell'umanità, non come membro di uno Stato. E quindi con la logica del nemico degli stati non si può porre rimedio alle ferite della terra, non si può. Ecco perché bisogna parlare di soppressione degli stati e agire come membri dell'umanità. Del resto, le frontiere dello Stato sono già state misconosciute dalla tecnica, la quale non sa nei confini di uno Stato, è diventata transnazionale, no? Se ne frega dei confini degli stati, e dal mercato. Oggi le merci sono molto più libere degli uomini nei loro movimenti. Quindi se questi confini, tecnica e Stato, tecnica e mercato, hanno già superato i confini degli Stati, forse potremmo incominciare a pensare che magari anche il concetto di fratellanza potrebbe superare i confini degli Stati. Perché no? Perché no? Perché la logica del nemico, la logica dello Stato non è in grado di garantire la fratellanza, che è la condizione per cui tutti quanti ci sentiamo abitanti di questo pianeta con gli stessi diritti. Non è in grado. E allora alla ragione di Stato bisogna sostituire le ragioni dell'umanità. Questo non può avvenire sulla base dei valori. Resta semplicemente un evento indicativo, un'idea regolativa, perché non si attuerà mai sulla logica dei valori. Perché i valori sono il luogo in cui uno trova la sua identità e la sua appartenenza. E i nostri valori non sono i valori dei cinesi, degli indiani, dei musulmani. Sulla logica dei valori non riusciremo a fare niente. Ma allora se non riusciamo a farlo sulla logica dei valori, dobbiamo farlo sulla logica degli interessi. È interesse di tutti salvare la Terra. Perché per quanto ne sappiamo, potremmo anche andare su Marte, ma è solo qui che per il momento noi possiamo abitare. Questo deve ancora diventare psiche collettive, non è ancora entrato nella psiche di tutti noi. Come si fa? C'è una strada?
C'è una strada? No. La strada, qualora si faccia a tempo, la strada ci sarebbe. E che io l'ho indicata come prendendo una frase di Ernesto De Martino. Ernesto De Martino era stato un grande antropologo negli anni 50-60, un grande antropologo italiano, che non si è limitato come gli antropologi inglesi a descrivere la vita e le abitudini dei primitivi. Ha cercato anche un'interpretazione. E lui parla di un'etica del trascendimento, etica del trascendimento, che è l'etica del viandante, l'etica del trascendimento. Dunque la parola trascendenza a noi suona male, perché da buoni cristiani o da cattivi cristiani siamo tutti cristiani in ogni caso, anche gli atei sono cristiani perché pensano che il futuro sia una promessa. Ecco, il futuro sarebbe un tempo in cui si trova rimedio ai mali del presente. Pensate un po' alla fantasia come si sviluppa in questi scenari in cui non ci si vuole impegnare a cambiare le cose. Bene, l'etica, la parola trascendenza ha un significato religioso, fa riferimento a una vita al di là della vita terrena. Ma Karl Jaspers, che è stato un grande psicopatologo del Novecento e poi anche un grande filosofo, parla di trascendenza immanente. Immanente trascendenza, cioè una trascendenza che non deve pensare al di là, una trascendenza che si deve verificare qua come passaggio da uno stato di vita ad un altro stato di vita, da un modo di pensare e di vivere ad un altro modo, trascendere questo modo attuale di vivere. Perché l'esistenza umana, a differenza di quella animale, lui la chiama mögliche Existenz, esistenza possibile. L'uomo ha questa possibilità di desituarsi, di passare da uno stato all'altro, cosa che agli animali non è concesso. E allora qual è il passaggio che bisogna fare? E come la logica del nemico ha fatto un passaggio dalla clava alla bomba atomica, perché non si può fare un passaggio dalla logica dello Stato alla logica dell'umanità? Perché non si può fare un passaggio di questo tipo? Perché oltre all'evoluzione biologica non si può fare un'evoluzione culturale? E quando dico evoluzione culturale mi cascano le braccia, perché il livello di ignoranza a cui siamo raggiunti, soprattutto in Italia, fa letteralmente paura. E io sono anche stufo di fare conferenze, perché poi la gente finisce per capire solamente il 10% di quello che dico. È spaventoso il livello culturale. Non pensate che si possa andare, che una società abbia futuro sulla base dell'ignoranza. Non pensate a queste cose. E poi non solo siamo ignoranti, ma ci vantiamo anche. C'è gente che si vanta di essere ignorante. Bene, allora si può fare, ipotizzare che come l'uomo si è evoluto si è evoluto biologicamente, così si può anche evolvere culturalmente. È nella sua natura. E del resto lo stesso Nietzsche, che non dà tante speranze per il futuro, dice che l'uomo è un animale non ancora stabilizzato, quindi c'è la possibilità di una stabilizzazione. Il problema è di vedere se siamo in grado di fare queste cose e soprattutto se i tempi che la distruzione della Terra ancora ci concede sono compatibili col cambiamento culturale. Questo dice l'etica del viandante. Naturalmente l'etica del viandante nell'evoluzione culturale che chiede è che i diritti dell'uomo si integrino con i diritti della natura, perché altrimenti abbiamo ancora il primato dell'uomo e non il primato del bios, cioè il primato della vita. Si integrano con i diritti della natura, tutto sommato sul modello di Francesco, che chiamava fratello sole, fratello vento, sorella luna, sorella acqua, che è un modo di integrare la natura nei diritti, riconoscere i diritti della natura. Perché, come dice il teologo protestante Jürgen Moltmann, i diritti dell'uomo separati dai diritti di natura sono un elemento che porta alla distruzione del genere umano. I diritti dell'uomo separati dai diritti della natura portano alla distruzione del genere umano. Grazie.